I pezzi si stanno componendo uno per uno. Giorgio Perinetti è da due giorni ad Avellino, ma sa bene che non può sprecare assolutamente tempo, che bisogna correre e mettere insieme il puzzle, costruire il futuro del club, dare risposte immediate. Il primo nodo da sciogliere allora è quello relativo a Massimo Rastelli. L'incontro è stato fissato tra giovedì e venerdì per dare all'allenatore di Pompei il tempo di organizzarsi e tornare così dalla Grecia, dove è in vacanza. Non ci sono molti dubbi sulla sua riconferma, ma è necessario chiarire diverse questioni. Prima di tutto, cosa non ha funzionato nella catastrofica scorsa stagione e poi come ripartire, soprattutto con chi ripartire. Le scelte degli elementi della rosa toccheranno ovviamente a Giorgio Perinetti, ma è chiaro che deve capire come sono i rapporti tra l'allenatore e i giocatori, che tipo di problemi ci sono stati sotto l'aspetto gestionale della comunicazione e dell'impegno, senza dimenticare il modulo e la famosa clausola rescissoria, che sarà sicuramente motivo di dibattito. E poi al responsabile dell'area tecnica dell'US Avellino toccherà ricucire il rapporto tra Rastelli e D'Agostino. I due da mesi non si parlano e non si sono mai chiariti. Per il ritiro invece è quasi tutto pronto, si partirà intorno alla metà di luglio per Palena in provincia di Chieti, dove la squadra biancoverde rimarrà per 15 giorni. In questo scenario i tifosi rimangono per ora in silenzio, in attesa di conoscere meglio i nuovi dirigenti. La conferenza stampa con ogni probabilità è prevista per lunedì prossimo, dirigenti che per ora non si sono sbottonati con i giornalisti, consapevoli che oggi serve solo lavorare e tanto per affrontare al meglio la lunga salita verso la cima della montagna.